Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Agenzo TV. Buonasera a Beppe Marconi. Ciao, ciao, ben Fabio. Ritrovato. Allora, sai che ogni tanto noi veniamo nelle frazioni. È giusto, in tour. Perché i problemi non sono solo in città, esatto, ma sono anche e soprattutto nelle frazioni. Nelle frazioni. Siamo a Puglia, strada comunale di Puglia, perché non so se avete letto in questi giorni la protesta degli autisti TM, o come si chiameranno, perché ancora sono TM. Penso. Ho visto che è stato assegnato. Però tecnicamente ancora penso che... Comunque. Sì, sì, ho visto che il Consiglio di Stato ha respinto la decisione del TAR, quindi di conseguenza va avanti la gara. Autisti che dicono questa strada comunale di Puglia, c'è il problema degli alberi che non sono stati potati. In realtà noi siamo passati, stiamo vedendo anche delle immagini e non ci sembra che ci sia francamente questo problema, o sono stati tagliati nella notte. No, in effetti gli alberi non ci sono. La problematica qui secondo me è un'altra, che la strada è troppo stretta per far passare i pullman così grandi. Il pullman prende tutta la strada, quindi siccome poi ci sono anche delle curve cieche dove non si vede assolutamente niente, di fatto diventa pericoloso questo. Cioè ti trovi dietro una macchina, si trova dietro il pullman all'improvviso e quindi se c'è un po' di velocità diventa problematico, può fermarsi e non si evitano incidenti. Questo, ecco, sì. Infatti dicono gli autisti che ci sono stati degli incidenti recentemente e la colpa viene data all'autista che magari un po' per la strada stretta, un po' forse per evitare qualche ramo così, sta un po' più in mezzo e quindi ci sono questi incidenti. Sì. Hanno fatto, mi sembra, una proposta quello di mettere questa strada a senso unico, quindi di salire dalla strada di Tregozzano e riscendere di qua, oppure salire di qua e scendere dalla strada di Tregozzano. Potrebbe essere una soluzione, non so quanto starà bene ai residenti una soluzione del genere, però in effetti per il pullman la strada è pericolosa. Non per gli alberi, secondo me, e come hai detto anche te, ma per quanto riguarda la sede stradale, che in effetti è stretta. Abbiamo visto infatti delle curve pericolose. Sì. Poi tanto il pullman è vuoto, i pullman sono vuoti, perché la maggior parte, specialmente a questo le guide del giorno, sono vuote. Forse sono pieni la mattina quando i ragazzi vanno a scuola e il giorno quando tornano, però i pullman sono vuoti, quindi al limite portare, ci sono i pollicini, i famosi pollicini e pullman più piccoli, fa passare quelli lì. Anche se anche per quelli la strada è sempre stretta, perché tu vedi con la macchina già si prende più di mezzeria e quindi quando incroci qualcun altro ti devi sempre appoggiare un po' sulla destra. Quindi sì, il problema c'è, il problema esiste, ma secondo me non per i rami degli alberi, ma per la strada stradale. E poi c'è un cartello, autocarri in manovra, quali non si sa. Ma c'è stato qualche cantiere una volta. Una volta, autocarri in manovra, si deve andare a 30. Nessuno lo rispetterà. Chi le fa arrivare a 30? Lo so, però sì, l'abbiamo fatta questa strada. Ho visto. Però insomma, il punto è quindi anche delle corse, che come mai queste corse, le linee, no? Che più o meno sono sempre le stesse da decenni, nessuno ci mette mano. Ora poi tu ovviamente valuti, vedi qui l'autobus che abbiamo visto noi vuoto, a parte che sono le 4 passate del pomeriggio, però poi sono questi, fanno tragitti, diciamo sono sfruttati, poi quando vanno verso il centro che diventano come qualsiasi altra corriera, al di là che venga da Puglia o da un'altra parte. Sì, ma quest'ora qui sono vuoti lo stesso anche in centro. No, niente, andrebbe rivisto complessivamente. Perché, ma la perché città... non lo fanno? Ah, non lo so, lo deve perché fare. C'è un piano nel cassetto. Nel cassetto che non viene tirato fuori, non so perché. Cioè, cambiano i sindaci, cambiano le amministrazioni, nessuno che mette mano a questo piano degli autobus. Esatto, forse sarà anche adesso per gli innumerevoli mutamenti che ci sono stati nel servizio pubblico di trasporto, da TAM, LFI, da LFI, ATM, da TM, adesso a qualcun altro. Quindi di conseguenza può darsi che questo abbia frenato un po' la possibilità e la volontà di modificare queste linee, però ciò non toglie che Arezzo in questi ultimi 30 anni si è modificata e quindi di conseguenza anche le linee vanno riviste per far sì che almeno qualcuno in più prenda il pullman, perché altrimenti se no il pullman viene preso da pochissimi e il mezzo privato invade la città. E come ha detto Cristiano Romani, prendono e non pagano il biglietto i migranti. Dice che da Rigutino a Arezzo è un continuo, sai che a Rigutino, no? C'è un luogo dove sono questi migranti, vengono da Rigutino a Arezzo e non pagano il biglietto. L'autista minaccia di chiamare le forze dell'ordine e quindi loro poi scendono. Questo ci sta, purtroppo è un problema che non è soltanto di Arezzo, ma ha visto tante volte nelle televisioni nazionali, anche per le metropolitane, come saltano i tornelli, e non sono soltanto extracomunitari o migranti. Qui si va proprio si va proprio a 30, come vedi, proprio velocità. Come i migranti, sì. Ma sono anche nostri cittadini. Guarda Roma, quando succede, o Milano, quindi.
è un vezzo mal comune. Dai, bene, allora qui a Puglia, insomma, questa strada è stretta, dubito che si possa allargare, quindi forse vanno trovate delle contromisure, perché soprattutto quando passano gli autobus o i mezzi un po' più pesanti è veramente pericoloso e si rischiano incidenti. Ciao a tutti. Ciao.